Vangelo del giorno 27 maggio 2021. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabunì, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. È meravigliosa questa pagina di Vangelo. Abbiamo un cieco che desidera vedere, desidera guarire, desidera, ecco, tornare o avere una normalità. Abbiamo anche chi gli grida contro e gli dice di tacere. E abbiamo anche Gesù, che a questo grido di pietà risponde con il fermarsi, con l'ascoltare il grido, con il chiamare il cieco e addirittura con il guarirlo. Allora questa pagina di Vangelo ci insegna l'importanza della fede, l'importanza della preghiera, l'importanza di quel grido che esce dal cuore, l'importanza di non fermarsi neanche quando qualcuno o qualcosa ci dice di fermarci nella richiesta e quindi, ecco, mettere ogni cosa nel cuore di Gesù misericordioso e santo. La tua fede ti ha salvato, e vide di nuovo. Quante volte noi abbiamo gridato, quante volte gridiamo, continuiamo a farlo: Gesù, abbi pietà di me. Ecco, gridiamo a Gesù tutta la nostra miseria umana, tutte le nostre fragilità, tutte le nostre povertà. Mettiamo tutto in Lui.